Buongiorno a tutte, oggi giro un piccolo video creazioni, realizzate proprio per queste fiere che sto facendo in questi giorni e quindi vi mostro questi portafortuna che avevo realizzato in questi giorni. Parto con mostrarvi questo, è un ciondolo montato su un filo di caucciù con un charm. Con una foglia fatta di lucite, e questo è l'albero della vita. L'albero della vita realizzato con questo filo in rame che ha queste sfaccettature, semplice filo rame in argento, fiore di lucite, e questo è un. La pie sono delle chips di corallo. Praticamente ho pensato di realizzare l'albero della vita con le pietre di segni zodiacali, in quanto si dice che se si regala, portano fortuna. Siccome siamo sotto le feste natalizie, tutti vogliamo il bene delle nostre persone, delle persone a cui noi siamo affezionate, e quindi ho pensato che regalare un albero della vita che porta fortuna con il proprio segno zodiacale era una bella idea per un regalo. Allora, ho realizzato questo che è fatto con le chips di corallo che rappresenta i pesci, il segno zodiacale dei pesci. Poi ho realizzato Sagittario. Già imbustati, come potete vedere, dietro c'è tutta la spiegazione dell'albero della vita, cosa simboleggia, che regalato simboleggia l'augurio di una vita costruita su solide basi, ricca, piena ed intensa. E poi infine, appunto, i rami sono realizzati con pietre dure e corrispondenti ai 12 segni zodiacali. Questo è realizzato con l'ametista, che rappresenta il segno del Sagittario. Abbiamo Sagittario, pesci. Questo è realizzato con l'acqua marina. Sì, acqua marina e rappresenta il segno dell'acquario. Poi abbiamo questo che è fatto con l'avventurina che rappresenta il segno del toro. E infine ho questo sui toni del rosa bellissimo che è quarzo rosa e rappresenta la Vergine. Gli altri segni li ho venduti tutti, non ne ho a disposizione al momento. Comunque per ogni segno zodiacale abbiamo due pietre che la rappresentano, tipo il segno tipo questo, che è il segno dell'acquario, è rappresentato dall'acqua marina, ma anche dalla lapislazzuli. Infatti, quello con la lapislazzuli l'ho già venduto, era più scuro, era sui toni del blu e quindi l'ho già venduto. Ho anche il corallo, i segni dei pesci rappresentati dal corallo e dal corallo rosso. Comunque, e poi ho realizzato questi cammei incastonati. Con una pelle, ho inserito questo filo di caucciù in questo charm a forma di fiore. È l'unico che ho agganciato al filo di caucciù perché alla fine, se uno vuole soltanto il ciondolo senza il filo, può benissimo acquistarlo in caso il filo lo aggiungo in fiera, senza alcun problema. Ho realizzato questo cameo è magnifico, lo adoro, è stupendo. Questa rosa proprio in rilievo è bellissima. Ho realizzato questo sui toni dell'arancione. Poi ho realizzato questo con il puttino. Questi bigono a due colori AB, bellissimo. Poi l'ho realizzato anche in queste tonalità, in questi cipollotti blu notte stupendi, che hanno questi riflessi violacei.
Poi ovviamente non poteva mancare una creazione con i miei colori preferiti. Ho realizzato questo. Poi ovviamente una dama. Siccome aveva uno sfondo verde, ho pensato di utilizzare questi cipollotti verdi, tutti rifiniti sul retro. Poi ho realizzato questo paio di orecchini, non sono molto grandi, il cameo era molto piccolo, infatti li ho realizzati con i multicolor. E infine, anche se non è del mio colore, il mio preferito, più adatto per San Valentino magari. Questo bellissimo cameo con queste due fatine che si baciano sui toni del rosso, lo trovo bellissimo, mi piace tantissimo, infatti l'ho messo in campionario per averne sempre uno da mostrare a portata di mano e quindi ho scelto questo, anche se non sono i miei colori prettamente. Però lo trovo molto carino. Infine vi mostro un bracciale che ho realizzato anche il tutorial. Ed è questo, il bracciale Caulifla. Sui toni dell'oro e del rosso. Fatto apposta proprio per il periodo natalizio. E poi l'ho realizzato anche nei toni del blu. Sempre a tema natalizio. E niente, queste sono le mie creazioni. Spero che vi siano piaciute. Con questo vi saluto, vi auguro una buona giornata. Ciao!